Anticipazione una vita. Trama puntate dal 12 al 18 ottobre 2020. Il matrimonio di Ramon e Carmen. Lunedì 12 ottobre 2020. Emilio e Antonito escogitano un piano per far innamorare Angelines di un altro ragazzo. I Palacios intanto ricevono una graditissima notizia. Milagros prenderà parte al matrimonio di suo padre Carmen. Lolita chiede ai due se può restare a vivere nel loro appartamento e i due accettano. Antonito alla notizia fa salti di gioia. Intanto è tutto pronto, o quasi, per le nozze dei Palacios. Alla pensione di Servante Fabiana però un nuovo guasto alla tubatura dell'acqua comporta dei gravi ritardi nei preparativi del suddetto matrimonio. Martedì 13 ottobre 2020. Emilio e Antonito portano Angelines a fare una passeggiata con diversi corteggiatori, ma la ragazza non sembra interessata a nessuno di loro. Bellita nel frattempo indaga sui sentimenti di sua figlia, in quanto, secondo il suo parere, non ha affatto dimenticato Emilio Passamar. Ursula chiede a Marzia i soldi che le ha dato per costringerla ad andarsene, mentre Enoveva si congeda da Felipe, affermando che partirà per una meta molto lontana per dimenticarlo. L'avvocato e la brasiliana poi, quando si incontrano, ammettono di essere finalmente felici. Adesso sì che si sentono liberi di vivere senza intoppi il loro amore. Mercoledì 14 ottobre 2020. Per i signori di Acacias comincia una nuova vita, dopo che sono riusciti a recuperare i soldi che Alfredo e Enoveva gli hanno sottratto con la truffa del banco americano. Milagros giunge ad Acacias per prendere parte alle nozze del padre e della matrigna e viene accolta calorosamente da tutta la sua famiglia. Antonito è disperato e deve correre immediatamente alla pensione a causa del guasto improvviso di un altro tubo. Servante teme che Carmen e Ramon resteranno scontenti alla vista del banchetto nuziale. Giovedì 15 ottobre 2020. Emilio e Cinta convincono Angelines a stringere amicizia con un cameriere presente alla cerimonia di Carmen e Ramon, un ragazzo di nome Nicolas. Purtroppo non tutto va come previsto e la conoscenza si rivela un vero e proprio flop. Ledesma cerca di restare da solo con Felicia, che però non cede alle sue avance. Il mezzadro ha losche intenzioni. Enoveva, dopo aver finto di lasciare la città, ritorna all'improvviso, sconvolgendo i presenti e in particolare il legale. Ursula intanto raggiunge la donna e sfrutta la sua gelosia verso la relazione di Marzia e Felipe per sbarazzarsi di quest'ultimo. Venerdì 16 ottobre 2020. Dopo ore e ore estenuanti di lavoro e intoppi di vario genere, la pensione di Fabiana e Servante è pronta ad accogliere il matrimonio di Ramon e Carmen. Signori e domestici partecipano commossi alle nozze dei loro amici. Cinta e Bellita si esibiscono per loro, stupendo tutti gli invitati. Emilio cerca di convincere Angelines a notare Nicolas, ma la ragazza fa capire di essere affascinata da Hyacinto. Ledesma prova nuovamente a sedurre Felicia, ma il suo tentativo fallisce. Enoveva è scioccata dalla proposta di Ursula, che le sta chiedendo di porre fine alla vita di Marzia. Poi la disenta, per aizzare la Salmeron, le fa una rivelazione sconvolgente. Felipe e Marzia, credendo di essere liberi di vivere il loro amore, trascorrono una bellissima serata insieme. Sabato 17 ottobre 2020. Lolita prepara la casa per i suoi suoceri, ma cenare con loro le fa un certo effetto e la giovane a un tratto si rende protagonista di una scenata insolita. Emilio rivela a Cinta che il piano per far innamorare Angelines e Nicolas è miseramente fallito. Ledesma vede l'artista e Emilio baciarsi appassionatamente e si infuria. Enoveva viene nuovamente respinta da Felipe e scopre che Marzia non è più una domestica. Indignata consente ad Ursula di sbarazzarsi della brasiliana, come meglio crede. La Salmeron dunque comincia una nuova vendetta. Carmen interroga Lolita sul suo strano comportamento. Si sente forse a disagio a condividere la casa con lei?
La Casato afferma di esserlo, ma aggiunge che non intende farsi aiutare nelle faccende domestiche. Deve restare di sua competenza. Marzia rivela a Felipe che Ursula l'ha liberata. Entrambi celebrano questa situazione con una romantica passeggiata insieme. La donna poi trova il mozzicone di un sigaro per strada e, addolorata, ricorda all'avvocato il suo passato da schiava. E Noveva prepara un piano per avvicinarsi a Felipe. E quando viene a sapere che è interessato alla geopolitica, capisce che ce l'ha in pugno. Ursula poi informa la donna che ha già avviato le sue indagini per sbarazzarsi di Marzia, una volta per tutte. Emilio aggredisce Ledesma quando insulta Sinta. Il mezzadro minaccia Felicia e lascia il quartiere con la figlia. Il passamar teme il peggio. E intanto la ristoratrice, sempre più angosciata, propone al figlio di lasciare il paese. Domenica 18 ottobre 2020. I Palacios sorprendono Lolita intenta a fare i lavori domestici, di notte, e le chiedono di accettare l'aiuto di Carmen, ma la donna ha già il suo modo di gestire la casa. E non vuole intrusioni da terzi, alludendo alla San Nurio. Felipe decide di organizzare una cena per celebrare il suo fidanzamento con Marzia. Il legale viene criticato da tutti. I due sembrano felici, anche se la ex domestica è molto tesa. E Noveva, sperando di fare colpo su Felipe, propone a Ramon e Liberto di noleggiare una nave per rimpatriare i soldati feriti in Marocco. Il marito di Rosina chiede assistenza all'avvocato. Emilio si stabilisce in una pensione in periferia per prepararsi alla fuga e confessa parte della verità sulla triste vicenda toccata Camino e Antonito. I Dominguez informano Sinta che Angelines e Ledesma sono ritornati in città. Ramon e Antonito pensano che le loro mogli vadano molto d'accordo, ma Lolita si lamenta di Carmen in quanto non porta a termine i compiti della giornata. E Noveva rassicura Marzia, non ha nulla da temere, non vuole portarle via Felipe. E si vede con il legale per aiutarlo nel suo progetto. Ma non riesce a convincerlo a farsi invitare alla festa del fidanzamento ufficiale con la bella brasiliana. Emilio e Sinta decidono di fuggire insieme e rivelano il proprio piano a Camino. Poi chiedono aiuto a José per trovare lavoro in Argentina. Più tardi la ragazza si scusa con Felicia per tutti i problemi che ha causato. La passamar si allontana e fa una misteriosa chiamata a Ledesma. Anticipazione una vita. Puntate di dicembre 2020. Camino si innamora di una donna. Camino Passamar troverà l'amore nelle puntate che ci stupiranno nel mese di dicembre 2020. Negli appuntamenti in questione ad Acacias giungerà una giovane artista di nome Mate che comincerà a impartire lezioni di pittura alla sorella di Emilio. Le due trascorreranno insieme dei momenti molto significativi che un bel giorno culmineranno in un bacio. Liberto un pomeriggio assisterà alle effusioni amorose tra le due e approfondiamo le nuove anticipazioni una vita per scoprire tutti i dettagli di questa nuova, emozionante storyline. Camino e Mate, sorprese a baciarsi da Liberto. Nelle puntate che scalderanno i nostri cuori nel mese di dicembre 2020, la vita della dolcissima Camino sarà sconvolta dall'arrivo di Mate Zaldua, nipote dell'ex diplomatico, nonché nuovo amore di Susan Seller, Armando. La new entry appassionata di arte sarà molto difficile ambientarsi in quartiere e tutto questo soprattutto per via dei suoi modi di fare eccentrici e rivoluzionari. Mait verrà fortemente criticata dalle signore e si stabilirà in un appartamento di proprietà di Liberto, dove farà sorgere una rinnovata galleria d'arte visitata sia dagli uomini che dalle donne. Le borghesi e le ricche di Acacias però, scandalizzate, non faranno che speculare sul comportamento e sugli ideali della giovane artista che, incurante di tutto e tutti, proporrà a Camino di seguire i suoi corsi. La cameriera accetterà, ma purtroppo dovrà scontrarsi con la reticenza di sua madre Felicia, che riterrà la sua passione una perdita di tempo e aggiungerà che dedicandosi all'arte finirà per venir meno ai suoi doveri in ristorante. Camino però non si scoraggerà di fronte ai rimproveri di sua madre e anzi pregherà Mait di continuare a dare lezioni di pittura e di essere la sua insegnante. Con il passare dei giorni tra le due ragazze nascerà un'amicizia sincera e profonda che si tramuterà ben presto
in un sentimento autentico. Ebbene sì, entrambe ammetteranno di nutrire una forte attrazione sia fisica che mentale. Tra le due si arriverà persino a un bacio. Tuttavia non mancheranno i pettegolezzi della gente e si faranno sentire, e non poco. Liberto intanto inizierà a nutrire dei fortissimi sospetti e non saprà come fare per nascondere a Rosina i dipinti licenziosi di Mate. Per tale ragione deciderà di mentirle. Un giovane misterioso intanto arriverà a casa Dominguez alla ricerca di Cinta per proporle lavoro. Mate, quando vedrà Camino interagire con il nuovo arrivato, diventerà molto gelosa. Tra le due ragazze dunque nascerà una fortissima discussione che culminerà in un bacio sentito e appassionato. Camino dirà di esserci rimasta molto male dopo averla vista arrabbiata e gelosa, ma Mate le farà capire di aver reagito così perché sinceramente è presa e innamorata di lei. Le due così si stringeranno in un abbraccio fortissimo a cui seguirà un nuovo bacio. Liberto proprio in quegli stessi istanti si troverà a passare di lì e resterà sconvolto nel vedere l'artista e Camino intenti a scambiarsi carezze ed effusioni. Il Seller però preferirà non raccontare la sua scoperta a Rosina e in aggiunta a ciò deciderà di tacere anche con le rispettive famiglie delle giovani. Dopo questo episodio dunque, che cosa accadrà? Mate decide di lasciare Casias. Gli spoiler annunciano che la nipote di Armando e la sua amata vivranno dei momenti davvero difficili, in quanto saranno costrette a nascondersi e a celare la loro relazione. Mate, sempre più invasa dai dubbi, un giorno sceglierà di lasciare il quartiere, spezzando il cuore di Camino. Dopo alcuni giorni però, ecco il grande colpo di scena. L'artista ritornerà e quando la Passamà lo scoprirà, farà salti di gioia. Peccato però che l'accoglienza che le farà non sarà quella aspettata. La nipote di Armando, infatti, comincerà a comportarsi in maniera fredda e distaccata verso la sua allieva, dando l'impressione di volerla dimenticare. E non è finita qui, perché quando poi Mate la convocherà presso il suo atelier, le darà una notizia bruttissima: non può più farle da insegnante di pittura. Vedremo che ciò distruggerà la povera ragazza, che dopo aver ricevuto l'inaspettata comunicazione, comincerà a vagare per le vie del quartiere con il volto triste e spento. Ciò non passerà inosservato ai vicini e soprattutto a Felicia. Trascorsi alcuni giorni, quest'ultima apprenderà dell'interruzione brusca delle lezioni di Mate alla figlia e pretenderà da quest'ultima le dovute spiegazioni. La cameriera però, con la testa bassa, preferirà non rispondere. Felicia non si arrenderà e farà il possibile per arrivare alla verità. Purtroppo non sarà facile. Una mattina la donna osserverà Camino interagire con Mate e comprenderà che nei suoi riguardi ha uno strano atteggiamento. Perché? Pertanto deciderà di far visita all'artista e non esiterà a instillare in lei forti sensi di colpa per come sta trattando una povera ragazza. La nipote di Armando, preoccupata, si chiuderà nel silenzio, salvo poi comunicare a Cinta di aver preso la sua decisione finale, trasferirsi a Parigi e iniziare una nuova vita. Camino alla notizia, come reagirà? Lo scopriremo prestissimo, per questo restate sintonizzati sulle nostre frequenze. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, registrati al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti.